questa manifestazione. Non siamo delinquenti come è stato raccontato, non siamo violenti come è stato raccontato e non chiediamo nemmeno la luna. Quello che chiediamo è la stabilità dei contratti, quello che chiediamo è il reintegro dei licenziati, perché sono lavoratori organizzati che non si sono mai lasciati intimidire dai tentativi di chi vuole strumentalizzare questa lotta, di chi vuole dividere i lavoratori per poi continuare a sfruttarli. Con i GLS lavoriamo di 14 anni, però questa cooperativa lì sembra cambiare nome un anno, così non, no, il motivo perché cambia il nome non lo so. Ma quanto hanno chiesto di diritto di aumentare i loro ore, non farlo straordinario, assumere le altre persone, dicono i direttori di GLS, hanno licenziato 9 di loro per tenere paura le altre persone che ci sono dentro. Noi chiediamo il diritto del contratto, le dico anche chiaro, ma che un lavoro del genere non viene nessuno italiano, ma questo lavoro è stato lasciato solamente per i migranti, perché un lavoro è lì dentro, si lavora sempre di notte, le spostare dei cartoni e la condizione lì di lavoro è come le bestie lì. E domenica mattina a Piacenza manifestano dei lavoratori migranti che lavorano nella logistica e l'ennesima storia di speculazione sul lavoro e sul costo del lavoro. Questi lavoratori vengono considerati lavoratori di serie B, condizioni contrattuali inferiori, un tasso molto alto di lavoro a tempo determinato e soprattutto uno spettro di diritti più basso rispetto a quello dei lavoratori italiani. Colpire i diritti di questa fetta di lavoratori significa abbassare il livello di diritti per tutti, rendere ricattabile un pezzo di forza lavoro e indebolirci tutti quanti. In più oggi noi siamo qua a chiedere il ritiro di 8 licenziamenti, che sono licenziamenti politici, discriminatori contro un gruppo di lavoratori che si è sempre distinto in questi anni per le battaglie, la solidarietà esercitata nella loro azienda ma anche nelle aziende vicine con i loro compagni, colleghi, per rivendicare esattamente questo, il rispetto del contratto di lavoro, condizioni dignitose, un salario vero, cioè non una busta paga finta, una busta paga in cui tutte le voci vengono effettivamente riconosciute. E poi basta con il lavoro temporaneo in un settore in grande espansione. Questo settore non c'è bisogno di tanto lavoro temporaneo. Se c'è tanto lavoro temporaneo, il motivo è politico: tenere sotto controllo questi lavoratori e impedire che possano esercitare il diritto legittimo a difendere i loro diritti in modo democratico attraverso le organizzazioni sindacali e gli strumenti di cui dispongono tutti gli altri lavoratori. Migranti manifestano per chiedere il riconoscimento dei loro diritti, un contratto dignitoso, però in realtà sollevano un problema che riguarda tutta la classe dei lavoratori italiani. Assolutamente sì, guardate, io vengo da Torino, c'è una cooperativa, la REAR, che fa capo a un politico del PD, un consigliere comunale, che da anni paga 3 euro, 2,50 euro i lavoratori, sono tutti lavoratori italiani, sono magari assistenti nei musei, guide culturali, quindi la questione che riguarda tutti i lavoratori, c'è un abbassamento apposta dei livelli di tutela dei lavoratori, l'abbiamo visto col Jobs Act, con le scelte politiche, per veramente avere dei lavoratori a 300-400 euro come in Europa dell'Est. Oggi siamo qui per partecipare a una manifestazione che rivendica la democrazia reale, il rispetto della dignità umana e la possibilità per i lavoratori, come stabilisce la Costituzione, di partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, di partecipare alla gestione del potere e, laddove questo sia impedito, di lottare per ottenere le posizioni che sono loro di diritto, perché i lavoratori sono il motore della società.
stralciato l'articolo 18 e lo statuto dei lavoratori. Oggi è stata anche modificata la Costituzione, ben 47 articoli, si può dire che il cerchio si chiude. Renzi è convinto di vincere, lei invece che cosa sostiene? Renzi è convinto di vincere, questa riforma è uno schifo veramente ed è dettata proprio dalle grandi banche. Chi elogiava la riforma erano JP Morgan, erano i grossi gruppi che danno il rating all'Italia, quindi si può fermare col referendum. È chiaro che le argomentazioni di Renzi saranno: uccidete la casta, votate per le riforme, noi dovremmo spiegare che queste riforme rafforzano la casta. Renzi pensa di vincere, ma la battaglia è tutta da combattere e io penso che ci siano alte probabilità che Renzi abbia una brutta sorpresa.